Ci ho preso gusto e dopo le tattiche del 4-5-1 che sto vedendo vi sono piaciute veramente tanto, oggi vi porto un altro modulo secondo me veramente eccezionale. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come vi dicevo nell'introduzione, oggi il video parlerà ancora una volta di tattiche ed istruzioni. Sono molto ma molto contento dei feedback che ho ricevuto sia durante le live che nei commenti del video sul 4-5-1, perché avete apprezzato tutti quanti l'efficacia di questo modulo. Come vi ho detto, è un modulo che vi dà la possibilità di esprimervi veramente bene in fase offensiva. In fase difensiva vi permette comunque di essere abbastanza compatti se siete bravi a portarti giusti uomini all'indietro, altrimenti normale che si vengano a creare dei buchi. E vi ci tengo a specificare nuovamente, così come ho fatto anche nel commento fissato sotto quel video, che per evitare che si vadano a invertire gli esterni vi basta attivare tramite le freccette freccia su, freccia a destra, attacca sulla fascia. Qualora dovessero ancora invertirsi, seppur raramente, non vi preoccupate, perché comunque se si invertono il trequartista e l'esterno alle volte è anche comodo, perché vuol dire che si ritrova in fase di passaggio il trequartista, che quindi si presuppone abbia degli ottimi passaggi, e vada a imbucare poi per l'esterno, che quindi è in posizione pericolosa. Oggi però il modulo che vi voglio portare è un altro, ed è sicuramente un modulo un po' più difensivo, ma che in fase offensiva risulterà sorprendente, e il modulo in questione è il 4-4-1-1. Analizziamo come al solito la formazione e possiamo notare che come schieramento di base è come se fosse una sorta di 4-4-2, con il baricentro però un po' più alto, perché vedete che i due centrocampisti sono abbastanza distanti dalla linea difensiva e i due esterni sono un po' più vicini, in una sorta di via di mezzo ai centrocampisti tra il 4-2-2-2 e il 4-4-2 classico. Qui non abbiamo le due punte, ma una delle due diventa una sorta di raccordo, quindi diviene trequartista tra la fase offensiva e la fase di interdizione a centrocampo. Quindi, andando a fare la classica analisi dei ruoli, come al solito coppia difensiva che secondo me è bene comporre attraverso un giocatore che ha il gioco d'anticipo dorato e un giocatore che ha il blocco dorato, in maniera tale da sfruttare sia un po' di aggressività nel recupero palla coi contrasti, sia un po' di CPU nell'andare a bloccare tiri magari all'interno dell'area di rigore. I due terzini, in questo caso, uno lo vedremo dopo, ci darà una mano alla fase offensiva, quindi al solito è bene che sappia fare benissimo entrambe le fasi, l'altro un po' più difensivo perché lo teniamo relegato a dare una mano ai due difensori centrali. Per quanto riguarda i centrocampisti, anche qua coppia assortita, io preferisco sempre avere un giocatore che è bravo a muovere la palla con i piedi ed un altro che invece assolve un po' più ai compiti difensivi. Tchouaméni in particolare, ve l'ho detto anche nel video dei centrocampisti, credo che sia uno dei migliori in tal senso, perché costa due spicci e c'ha una marea di playstyle difensivi. Per quanto riguarda gli esterni, ovviamente abbiamo bisogno di giocatori rapidi che sappiano passare il pallone, ancora meglio se hanno le 5 skill, perché reputo molto importante come skill per rientrare la sola e lo scoop tour. Non vi preoccupate che vi porterò un tutorial sulle skill più efficaci, credo settimana prossima, che c'è una settimanella un po' incasinata. Trequartista, anche qua un giocatore che è pericolosissimo in fase di finalizzazione, meglio se ha le 5 skill, meglio ancora se ha anche il 5 piede debole per non sbagliare i passaggi e potersi girare su entrambi i piedi e dare pochi punti di riferimento. La punta, al solito, punta deve essere un giocatore, in questo caso io lo preferisco Brevilinho perché si trova dentro dell'area di rigore, ovviamente deve essere veloce, deve avere almeno 4 di piede debole, se c'ha la quinta skill molto bene, così tra un reverse elastico e una cosa riusciamo anche a fare bene gli uno contro uno. Quindi questo per quanto riguarda lo statura di base. Ma veniamo a noi e parliamo un secondo delle tattiche, prima di vedere le istruzioni. Allora, per quanto riguarda lo stile di difesa, andiamo ad operare uno stile equilibrato. Sapete quanto io ripudi il pressing come stile di difesa di base, soprattutto quest'anno che c'è il pressing che praticamente viene spammato dalla CPU a tutto spiano. Ampiezza utilizziamo 50, molto standard perché già di base è un modulo che copre bene il campo. Come profondità andiamo ad utilizzare 59. 59 è una via di mezzo tra, diciamo, il parametro standard e il famigerato 71. E io qua ci tengo ad aprire un attimo una grande parentesi, perché ho visto una marea e una valanga di informazioni sballate in giro su questo 71. Ragazzi, 71
La squadra non vi difende da sola, come al solito, come avviene ormai da FIFA 20, FIFA 19. Se voi andate a fare lo scatto tra 70 e 71, vedete che la dicitura lì a destra cambia, perché con 70, o meglio fino a 70, vi dice adotta un assetto bilanciato, mentre da 71 in poi ci dirà fai salire la squadra nella fase di non possesso. Cosa succede quindi? Che avremo il baricentro un po' più alto. Nei FIFA passati questa cosa serviva per spammare in automatico la trappola del fuorigioco quando si era arrivati a ridosso della propria area di rigore, e quindi la CPU alzava la linea per evitare di farsi schiacciare. Ma adesso non è tradotta questa cosa in una pressione automatica, niente, semplicemente avere il baricentro un po' più alto aiuta quel pressing della CPU che noi abbiamo sempre, a meno che non andiamo a mettere un parametro della profondità al di sotto di 45, come ci dicono nelle pitch notes. Quindi se andiamo a mettere da 44 in giù non avremo il pressing automatico. Ma ovviamente perché non utilizzarlo, visto che lo utilizzano tutti un parametro sopra il 45, e visto e considerato che senza questo pressing automatico in mezzo al campo verrebbe meno poi appunto la fase di recupero palla, ci andremo a schiacciare troppo, ci arrivano i giocatori in area di rigore e arrivederci. Inoltre ci tengo anche a precisare che ho preso spunto per questo modulo dal pro player turco Imertal, che ci ha vinto una Blacky Cup e veramente lo faceva girare alla perfezione. Costruzione della manovra utilizziamo equilibrato come sempre, mentre su creazione delle occasioni passaggi diretti come sempre. Ampiezza andiamo a mettere 51, perché? Perché sì, per non avere un parametro completamente di default, ma giusto dargli quel piccolo scatto che si allontana dallo standard. Giocatori in area 6 per facilitare l'inserimento del trequartista, e poi vi vado a spiegare il perché. 3 angoli e 1 di punizioni. Il 3 di angoli è importante qualora vogliate battere il cross sul secondo palo, perché altrimenti non vi ritrovate gli uomini per poterlo fare. Andiamo a vedere le istruzioni e partiamo dal portiere. Portiere al quale andiamo a mettere uscite sui cross e portiere fuori dai pali, visto che anche quest'anno trovate gente che vi spamma cross, German cross e contro cross. Avere il portiere che diciamo è abituato a stare in automatico pronto in campana per queste situazioni è molto meglio. Sul terzino di destra, quindi vi dicevo quello più difensivo, andiamo a mettere resta dietro in attacco e sovrapponiti. Quindi come tipo di inserimento, qualora lo andiamo a chiamare noi, farà il solito inserimento a tagliare, mentre la sua impostazione di base è quella di rimanere un po' più arretrato. Sui difensori centrali ovviamente default, mentre per quanto riguarda il terzino sinistro, quello sbloccato, mettiamo sovrapponiti. Quindi ce lo andiamo a gestire noi, ma comunque con un bel work rate, come in questo caso la Rolfo alto alto, ci garantisce una intensità in entrambe le fasi impeccabile. Andiamo a vedere adesso i due centrocampisti. Sui due centrocampisti andiamo ad utilizzare resta dietro in attacco e copertura sulle fasce, che però in questo caso, come potete vedere, è l'impostazione predefinita. E voi chiederete, ma come? Ma se io prendo De Bruyne e Tchouaméni e li metto su copri sulle fasce, chi mi difende al centro? Ottima osservazione. Però, vista la vicinanza dell'esterno e del centrocampista, in realtà che cosa andiamo a fare mettendo copri sulle fasce? Facciamo allargare leggermente alla sinistra e alla destra i nostri giocatori, creando uno spazio centrale. Uno spazio centrale nel quale andiamo a richiamare il nostro trequartista. Questo per quale motivo? Perché andremo ad avere dunque in fase difensiva un centrocampista in più rispetto a quello che è il 4-4-2 canonico. Quindi in fase difensiva questo diventa un 4-5-1, ma molto più ordinato rispetto a quello che vi ho portato io l'altra volta, che è più offensivo. Così che la Puteglia, so comunque il nostro trequartista, viene a dare una mano in fase di costruzione della manovra. È un centrocampista in più, quindi abbiamo un vantaggio contro quelli che hanno un centrocampo a due e abbiamo sempre un uomo libero. Ma poi nel momento in cui noi l'azione ovviamente lo andiamo ad allargare in fascia sui nostri esterni, il nostro trequartista si va a prendere l'area di rigore e diventa praticamente un secondo attaccante. Quindi poi in realtà noi andiamo ad attaccare comunque con una sorta di 4-4-2, ma è un 4-4-2 dove l'attaccante parte più dietro, il trequartista scusatemi parte più dietro, e avesse una sorta di falso 9, anche se fatto così dà appunto molta più una mano al centrocampo piuttosto che con falso 9 che rimane solo fuori dall'area. Andiamo a vedere adesso le impostazioni degli esterni, ovvero rientra in difesa e taglia dentro.
ancora una volta per andare a comporre la nostra linea in fase difensiva, li facciamo tornare dietro, taglia dentro perché vogliamo che, così come il terzino vada da fuori a sovrapporsi, anche il nostro esterno taglia le spalle della linea per crearci spazio. Mentre sull'attaccante, a differenza degli altri moduli, non mettiamo rientro in difesa, ma se vogliamo una squadra un po' più compatta, andiamo a mettere il ripiegamento attaccante con le freccette. Però in questo caso io vi consiglio di utilizzare inserisciti alle spalle, perché andando a inserisciti alle spalle l'attaccante se ne va bello in profondità, andandosene in profondità si abbassa la linea difensiva e quindi si creano tutti quanti gli spazi per i giocatori che arrivano da dietro, ovvero sia gli esterni ma soprattutto il nostro trequartista uomo in più, oltre anche al centrocampista, quello un po' più tecnico, che ci dà una grandissima mano quando si tratta di dover fare superiorità numerica. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se proverete questa formazione e se magari l'avevate già provata. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto, ciao!